io credo che alla soddisfazione del risultato di questa sessione, io credo che sia stata una sessione che ha sperimentato un buon metodo di lavoro e ha avuto un buon risultato. E lo dico, poi passo a parlare dei documenti, perché credo che i risultati della sessione non sono nei documenti, ma sono innanzitutto nell'occasione di condivisione fra persone, nei rapporti anche interpersonali, di convinzioni e modi di sentire, e nell'occasione anche della rete di relazioni che noi teniamo in piedi in queste occasioni, voglio dire, nel parlare con i funzionari regionali, nel parlare con gli stakeholder che erano presenti, quindi nel costruire anche momenti operativi per iniziative future. L'abbiamo detto all'inizio, la sessione è pensata come tappa di un percorso, e adesso vengo a dire perché questo percorso, secondo me, è sbagliato tentare di chiuderlo qua formalizzando dei documenti, perché altrimenti sembrerebbe la chiusura del percorso. Lo dico per una... sgombro il discorso da aspetti, credo che l'idea della massima trasparenza sia stata, abbia animato questa sessione come mai altre, voglio dire, con l'idea che la sessione è andata, credo, praticamente tutta in streaming, quindi voglio dire, l'illustrazione dei documenti, i documenti stessi sono stati visti e messi a disposizione di tutti. Perché dico non conviene irrigidire nell'approvazione di questi documenti? Da un lato perché non è questa la sede, stiamo parlando di una sessione programmatica che è un evento del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti, cioè prima io presiedo per delega quando non c'è il sottosegretario, ma al di là della mia personale funzione il Consiglio è un organismo collegiale con le sue regole. Quando vota una cosa, la vota con determinate maggioranze, c'è un regolamento di funzionamento, cioè voglio dire, una verifica di consenso non può essere fatta in coda di un'assemblea informale in cui uno non sa più quanti consiglieri sono presenti, chi vota, come non vota, cioè non è un meccanismo plebiscitario. Questo è il dato formale, così come per le altre istituzioni che sono qui presenti, le regioni, voglio dire, hanno i loro meccanismi decisionali, è vero che partecipano con un rappresentante del Consiglio, ma poi hanno il loro coordinamento che valuta i documenti, quindi ognuno deve fare le riflessioni interne, i ministeri, quelli presenti, perché in una certa misura rappresento anche il ministero, e quelli assenti hanno un loro meccanismo di formazione delle decisioni. Io credo che proprio per il risultato dobbiamo lasciare il tempo a queste cose di maturare. Lo dico anche rispetto ai documenti, che sono ricchi di elementi, e da questo punto di vista sono emersi alcuni elementi estremamente interessanti anche dal dibattito finale fatto in sala. Però io credo che non meriti neanche in questa fase il tentativo di integrazione con l'uno o l'altro emendamento dei singoli documenti. Quelle rimangono come tracce di lavoro, così come rimane come traccia di lavoro gli interventi che sono stati fatti in sala e che tutti noi abbiamo annotato. Quindi quella è la nostra traccia di lavoro. Dico che i documenti, che sono ricchi di spunti e di suggestioni interessanti per il lavoro successivo, mostrano anche nelle impostazioni le differenze, come è giusto, dell'organizzazione dei singoli gruppi. Alcuni hanno un taglio più generale, che quindi in teoria, per fare un esempio, il primo documento sarebbe facile per tutti avallarlo. Perché? Perché è un documento su un tema che è sicuramente condiviso. Quindi il primo elemento che abbiamo condiviso come sessione è l'importanza dell'educazione al consumo e l'importanza del consumo e del consumo consapevole, in particolare rispetto al cibo, all'alimentazione, non solo nel fare le scelte migliori nell'interesse dei consumatori, ma addirittura nell'influire sull'equilibrio complessivo del pianeta, sulla disponibilità di cibo nel pianeta, quindi su fenomeni che vanno anche al di là del momento locale del consumo. E questo è un elemento sicuramente condiviso, come sicuramente condiviso è che per riuscire a valorizzare questa potenza del gesto di consumo serve spingere al massimo gli elementi di educazione al consumo consapevole, gli elementi di informazione. Per cui chiaramente un documento che in buona sostanza non va nel dettaglio, quindi non costruisce non fa il tentativo di costruire lo spot informativo, in cui poi ci metteremo giustamente tutti a discutere sul contenuto dello spot, se è meglio sottolineare l'aspetto A o l'aspetto B, ma costruisce solo un percorso e dice tutti insieme dobbiamo maturare, quindi
vedere che la maturino a pieno anche le istituzioni competenti, che da un lato il Ministero della Pubblica Istruzione, dall'altro lato il Ministero della Salute e delle Politiche Agricole, che sono i titolari dei contenuti informativi, almeno della maggior parte dei contenuti informativi rispetto agli alimenti. È un'impostazione, se vogliamo, di metodo, e in cui il contenuto è la condivisione di questo elemento di base. Io questo credo che possa essere messo fra le acquisizioni, ripeto, questo mio intervento assolutamente non è la conclusione del convegno, l'ho già detto, la conclusione la faremo nel lavoro successivo, però questo credo che si possa essere constatato come elemento sicuramente, diciamo, basilare del convegno. Così come vedo il secondo documento è più articolato, più ricco di elementi anche di commento, costruiti in una maniera diversa, le premesse del primo sono più brevi, questo crea anche la difficoltà di fare un documento unitario, ma forse neppure la necessità, perché in realtà questi documenti ci servivano per lavorare, come base di lavoro sono tutti e tre ottimi. Il secondo documento in realtà in parte si integra, perché non nega l'esigenza di fare un lavoro di formazione e educazione al consumo, ma sottolinea un aspetto di questa educazione al consumo. Quindi dentro il consumo del prodotto c'è il diritto alla salute del consumatore, la scelta alimentare che faccia bene alla sua salute, la scelta alimentare che faccia bene alla gestione delle risorse intere, energetiche, ambientali, e c'è la scelta alimentare e la scelta di comportamento del consumatore rispetto allo spreco, all'utilizzo delle eccedenze. Quindi un pezzo di questa cosa va in sovrapposizione con la prima, perché chiaramente sarà uno dei contenuti fondamentali degli elementi educativi che dovremo portare nelle scuole, avendo avuto questa consapevolezza che il canale scolastico è il canale essenziale e il coinvolgimento del Ministero della Pubblica Istruzione è essenziale se vogliamo che nel canale scolastico questa materia sia portata avanti direttamente dal personale insegnante, certo col contributo delle associazioni, certo sulla base di messaggi e contenuti condivisi, ma che sia portata avanti dalla struttura educativa quale essa è oggi. Ovviamente nel secondo documento ci stanno tanti altri pezzi, perché il controllo delle eccedenze, l'evitare gli sprechi, interviene sull'intera filiera, quindi è vero che abbiamo visto tutti insieme che la parte di spreco, se così vogliamo dire, che si fa nella fase finale del consumo è forse quella percentualmente più rilevante, ma è anche quella su cui si interviene con più fatica e con un processo più lungo. Su alcune fasi invece della filiera si può intervenire in maniera più rapida, più efficace, e probabilmente questo richiede sì, forse interventi normativi, sì, sicuramente protocolli d'intesa, accordi, meccanismi di lavoro comune con gli stakeholder, con le aziende, con le istituzioni locali che hanno un ruolo. E così, se vedete, poi scatta anche il legame col terzo documento, con le politiche locali, perché voglio dire, ci sono le politiche, si diceva, delle mense scolastiche, le mense degli ospedali, e ci sono le politiche generali del cibo nel territorio che fanno in comune. Quindi è un percorso comune. Il documento su cui francamente nel momento in cui comunque finirà nella nostra documentazione, vorrei che fosse più chiaro, che non può essere presentato come il documento condiviso dell'Assemblea, è il terzo, non nel suo quadro generale, nelle sue specifiche proposte. Lo dico nel senso, mentre se noi ci diciamo tutti insieme, torno al secondo documento così è più facile, non sembra una posizione negativa verso uno dei documenti, perché ripeto, i documenti sono tutti e tre estremamente ricchi, ma nel momento in cui si parla per esempio dell'esigenza, e questo forse non mi ricordo se era nel primo o nel secondo, di rivedere le politiche di acquisto, nella prima parte forse sempre del terzo, delle politiche di acquisto Consip. L'esigenza è sicuramente condivisa, è il patrimonio di questa sessione. E la soluzione non è scritta lì, ma non la potremmo scrivere, perché altrimenti rischiamo di scriverla senza un altro interlocutore. Cioè non vorrei, qual è l'equivoco che dobbiamo evitare quando si parlava, qualcuno l'ha presentato, non mettiamo a disposizione i documenti, noi i documenti sono a disposizione di tutti. Evitiamo di generare l'equivoco che la sessione abbia preso queste decisioni, cioè io vorrei evitare di finire sui giornali domani, non ci finiamo per sfortuna perché forse non siamo abbastanza seguiti, ma che la proposta condivisa dalla sessione sia eliminiamo il ruolo di Consip negli acquisti dei comuni, perché è un tema più complesso, voglio dire, lo dico per semplificare, so che non era quella la vostra proposta, ma dico perché diventa più complicato in un documento collettivo finire
in proposte concrete, perché le esigenze di contenimento della spesa dei comuni è un interesse dei consumatori trasversale che c'è comunque. Bisogna vedere come conciliare i meccanismi di contenimento della spesa con le esigenze di fare acquisti che tengono conto delle esigenze locali. È difficile semplificare uno slogan, è difficile mettere la proposta operativa in un documento prima di aver fatto quello che bisogna fare, cioè in una partita di questo tipo probabilmente forse ce la mette al tavolino non solo l'ANCI ma forse anche il Ministero dell'Economia e delle Finanze, non lo dico esagerando, però probabilmente le proposte concrete, diciamo non le proposte di iniziativa perché quelle sono scaturite, ma le proposte di innovazione normativa dove alcune esigenze emerse richiedono forse anche un'innovazione normativa, richiedono una maturazione successiva, cioè io quelle le prendo come indici di temi su cui dovremo lavorare. Lo faccio scorrendo anche il terzo documento un po' perché quello, se volete, più articolato in proposte diverse, e prendo altri temi su cui si vede che la suggestione è estremamente interessante, ma la proposta finale deve essere rimeditata e rielaborata. La proposta sulla data, mentre voglio dire, se la leggiamo in un aspetto sicuramente importante, connettendola se volete alla prima o alla seconda, e quindi il meccanismo di educare il consumatore a capire, quindi l'informazione corretta su quello che oggi è la data di scadenza o il termine consigliato di utilizzo degli alimenti in etichetta, quindi l'informazione sulla norma esistente è un pezzo che è certo, un pezzo che è importante, anche perché è connesso chiaramente al discorso sugli sprechi alimentari. E eventuali iniziative aggiuntive, cioè iniziative volontarie in cui singole catene di produzione e distribuzione o singoli produttori d'intesa con gli enti locali piuttosto che con le associazioni, se ritengono di condividere, assumono altre iniziative di informazione più articolate sulla scadenza, sono sicuramente utili e opportune. L'idea di eventuali modifiche normative di questo, su questo tema, ovviamente sono temi che hanno regole europee, regole nazionali, una complessità, lo dico ancora di più quando si va a parlare per esempio di origine dei prodotti. Sull'origine dei prodotti qui si è fatto uno sforzo interessante, e interessante che abbiamo condiviso, voglio dire, un elemento di formazione è anche quella di formazione dei quadri delle associazioni e degli stessi funzionari ministeriali e regionali sulle varie tematiche, quindi e ricordare le norme che esistono sulla filiera della carne, diverse da quelle che esistono sulla filiera del latte, però il tema dell'origine dei prodotti è un tema estremamente complesso. Vederlo riassunto in una proposta in cui la sessione vuole o non vuole una certa indicazione di origine è sostanzialmente impossibile. La proposta della collaborazione con Borsa Merci Telematica è una proposta estremamente interessante che io vedo tra l'altro con favore, ma anche quella va costruita in concreto, bisogna vederla. Aggiungo l'ultima suggestione, per esempio, questo dà anche il metodo di lavoro, abbiamo lavorato per gruppi, quindi non è in un gruppo casomai c'erano presenti alcune esperienze, in un altro altre, quindi neanche il confronto purtroppo è stato complessivo e neanche possiamo farlo in questa sala, perciò dobbiamo metterci a lavorare. Il discorso sui marchi, quindi di qualità territoriale, al di là del di altri discorsi che pure sono stati fatti sul sì, ma le politiche sono solo su quello, oppure dobbiamo essere tranquilli che il prodotto è sicuro a prescindere dai marchi, dobbiamo chiarire se il marchio garantisce la maggiore sicurezza del prodotto, oppure un ragionamento sulla qualità e sulla cultura dei territori, per cui ci sono aspetti intrinseci, ma c'è anche un'informazione di base da dire. Oggi esiste in teoria uno strumento che è poco valorizzato e poco utilizzato, tenete conto che il decreto legislativo di recepimento della direttiva servizi prevede che tutti i marchi di qualità, non solo quelli sull'alimentare e su filiere territoriali, tutti i marchi di qualità dei servizi, quindi non tanto quelli dei prodotti, però in gran parte, molte volte questi marchi locali prendono l'intera filiera, quindi coprono anche i servizi, devono essere gestiti, lì c'è una regola di base minimale, secondo meccanismi di trasparenza, quindi il sito che li istituisce devi dire cosa c'è dietro, quindi se il marchio è fatto sulla base di una certificazione accreditata piuttosto che su una mera valutazione, se è fatto valorizzando l'origine piuttosto che i contenuti di qualità organolettica dei prodotti,
E l'elenco di questi marchi, per esempio, è pubblicato sul sito del Ministero, forse non se ne accorge quasi nessuno, ma ci sono. Quindi anche nella costruzione della proposta bisogna vedere come integrare con quello che già c'è. Io dico questo per dire, quindi, risultato bellissimo questo della sessione, perché ha aperto una grande varietà di temi, alcuni su cui il lavoro è più immediato, altri che richiedono elaborazioni proprio di idee concrete. Ripeto, quando andiamo su proposte normative o di iniziative nuove, piuttosto che di linee guida o di iniziative nei confronti del Parlamento, cioè quando andiamo sulla legislazione e sull'innovazione normativa, probabilmente i temi vanno affrontati uno per uno e forse non sul tavolo complessivo. Io quello che posso dirvi è che l'idea, come diciamo l'impegno che avevamo assunto sin dall'origine, era quello che gli esiti della sessione, quindi non i documenti approvati dalla sessione, ma le suggestioni, gli elementi di proposta, gli elementi di valutazione, i temi da approfondire che sono emersi dalla sessione, saranno portati all'attenzione per quanto mi riguarda dalla prossima riunione del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti. Ce l'abbiamo il giorno 10, il 10 di dicembre. Io credo che probabilmente le regioni faranno altrettanto i loro organismi di coordinamento per provare a trarne un risultato complessivo. Poi vedremo se il Consiglio nella sua sede formale lo condividerà e se le regioni lo condivideranno. Potremmo utilizzare lo stesso Comitato Permanente CNCU Regioni come primo nucleo, voglio dire, si è detto anche, tra le tante suggestioni, alla fine abbiamo proposto tante, forse troppe commissioni. Il problema delle commissioni è che se le facciamo a casa nostra dobbiamo essere sicuri che ci sia credibilità e che quindi gli interlocutori vengano. Noi abbiamo avuto qualche esperienza positiva, noi abbiamo portato a suo tempo nel Comitato Permanente le linee guida sui servizi pubblici locali. L'ANCI in quell'occasione è venuta attivamente, ha partecipato ai nostri lavori e abbiamo costruito un documento comune. Certo, adesso dovremo curiosare su quanto è applicato quel documento comune, forse quella è un'altra attività che potremmo fare all'Atere, non c'entra con questo tema. Però voglio dire, in quel caso siamo riusciti a renderci credibili con il sistema delle associazioni, con l'aiuto delle regioni che stavano nel comitato, a trovare l'ANCI come interlocutore attento. Io credo che l'idea potrebbe essere la stessa per le iniziative che partono da noi, quindi per le iniziative che partono da noi, quella di utilizzare innanzitutto questo canale e chiedere alle amministrazioni interessate, all'ACI da un lato, dall'altro lato sicuramente al Ministero della Salute, al Ministero della Pubblica Istruzione, non si chiama più Pubblica Istruzione da anni, dell'Istruzione, Università e Ricerca, sia per l'aspetto istruzione che per l'aspetto di ricerca, che molti di voi avevano sottolineato importante, così come al Ministero delle Politiche Agricole, che sovrintende alla filiera, e di venire a un incontro per condividere queste informazioni sulle suggestioni emesse dalla sessione e vedere quello che si può fare insieme. Poi è chiaro che a valle del comitato non è detto neanche che dobbiamo fare tutto in comitato, un'altra volta abbiamo operato con gruppi di lavoro, possiamo costituire gruppi di lavoro ristretti per lavorare sulle cose e poi portarle a una valutazione del comitato e alla valutazione poi del CNCU. E altre iniziative si possono anche fare, nel senso che probabilmente quando parliamo di iniziative sul tema dell'etichettatura o di altri temi in cui la centralità non è nostra, forse è anche velleitario immaginare che autoproporci come centro del mondo, forse in quel caso si tratta di vedere se l'interlocutore principale è interessato, disponibile a istituire lui una sede di confronto e a chiamarci in una sede di confronto. Il discorso reale è che alla fine il rivendicare questo ruolo delle associazioni e del Consiglio nazionale nel suo insieme è un meccanismo che, torno a dirlo, non si fa nei documenti. Da questo punto di vista non sono affatto deluso che non usciamo con un documento conclusivo della sessione, ma che usciamo con un comunicato, che ognuno di noi comunicherà gli esiti di questa sessione, perché al di là dei comunicati istituzionali immagino che anche le associazioni, che anche tutti i presenti potranno raccontare quello che abbiamo fatto, e non è scrivere tanto lì noi vogliamo che gli altri ministeri riconoscono un ruolo alle associazioni dei consumatori e quando si tratta di decidere cosa si fa sul trattato internazionale, piuttosto che ci sentano, o piuttosto che in materia di etichettatura,
ma il discorso è a costruire una credibilità concreta di questo mondo e essere interlocutori reali, interlocutori desiderati perché aiutano a costruire le proposte e aiutano a verificare il consenso e la fattibilità delle proposte. E io credo che da questo punto di vista, e con questo voglio concludere, questa sessione sia stato un momento in cui di credibilità, diciamo in credibilità siamo cresciuti, nel senso abbiamo dimostrato che siamo in grado di non fare un incontro di mera propaganda, un incontro per dirci noi siamo belli e bravi e buoni, ma un incontro per riflettere sui temi, esaminare proposte, proporci come interlocutori reali e quindi lanciare un sasso nello stagno e vedere se poi alla fine l'eco ritorna con risultati positivi. Io penso di non dover aggiungere altro se non un grazie a tutti, anche io un grazie ai miei.